Buonasera a tutti i telespettatori di TRG Canale 11 del Digitale. Benvenuti a questa nuova puntata di A Tutto Calcio, come ben sapete, varietà sportivo del mercoledì sera in prima serata. Siamo tornati presso la trattoria da Volpelli che trovate a Calzolaro di Umbertide, nostro amico nonché nostro sponsor ormai da diverse settimane ringraziamo naturalmente Marco Caproni che ci ha ospitato in questa location per parlare di calcio e non solo, molti sono i temi e altrettanti sono gli ospiti di questa sera, quindi vorrei subito incominciare ad entrare nell'attualità delle varie notizie. Vado a presentare subito gli ospiti, partiamo dal tecnico del Calzolauro Calcio che gioca in casa questa sera, Gregori Granci, buonasera Gregori, buonasera a tutti. Microfono ad un... Personaggio autorevole del mondo del calcio, soprattutto a livello giovanile, ha vinto tutto quello che si poteva vincere. Ha costruito un progetto importante a San Sepolcro, ora ci sta riprovando a Città di Castello, Sponda Tiferno. Maurizio Falcinelli. Buonasera. Abbiamo poi il direttore sportivo del Tiberi Smacchie, perché c'è una questione che incombe anche su Umberti: l'attualità, ci sono delle novità, ci sono delle retroscena. Cercheremo di capire meglio che cosa è successo e che cosa succederà, Moreno Pompei. Buonasera a tutti. Da un direttore sportivo ad un imprenditore nonché presidente di calcio, nonché titolare del marchio Galex, chi più ne ha più ne metta. Rodrigo Bei, buonasera Rodrigo e ben ritrovato. Buonasera a tutti. E tra l'altro anche tu giochi in casa perché conosci molto bene questo locale. Spendiamo due parole ah, su questa trattoria da. di Marco, insomma che conosci bene, ah, si guarda. mangia molto bene, l'abbiamo detto. Abbiamo delle immagini, tra l'altro anche in esclusiva dei, dei vari pranzi e cene che abbiamo fatto nel corso delle varie serate. Quindi è una garanzia, Marco. Assolutamente sì, è una cucina molto apprezzata, io la utilizzo anche quando ho dei clienti li porto sempre ben volentieri e ricevo sempre dei grandi complimenti perché ognuno che viene esprime grande sentimento di riconoscenza per il tipo di cucina che offrono, che è di altissima qualità e soprattutto anche che non guasta a costi contenuti. E la gente è molto molto felice, mangia bene. E l'ambiente, tra l'altro, è anche molto accogliente, assolutamente. Quindi, qualità e come dire, prezzi contenuti, quindi qualità-prezzo sicuramente tra i migliori in Umbria. Quindi, grazie a Marco. A questo punto, con l'aiuto dell'ultimo ospite, chiaramente ultimo non per importanza, abbiamo il presidente dell'Associazione per l'Umbria per lo Sport, naturalmente. Elvio Peccati, buonasera, Elvio. Eh, buonasera a tutti. Allora, con te Alvio vorrei aprire proprio il capitolo riguardante i prossimi format. In particolar modo, molti mi stanno chiedendo insomma, quando partirà il format del calciomercato. Tantissime persone, quindi diamo subito alcune informazioni, svegliamo eh, il colpo di scena: ovvero il calciomercato rispetto all'anno scorso partirà con diverse settimane di anticipo. Andremo proprio a ricostruire tutte le rose passo a passo, step by step, quindi dalla prima settimana di maggio sul canale 11 in esclusiva ripartirà lo speciale calcio e mercato. e Questa è una delle due notizie che dobbiamo dare questa sera ai nostri numerosi telespettatori, giusto Elvio? Eh, certamente Antonio, nel mese della Madonna, quindi il mese di maggio ripartirà speciale calcio e mercato e poi anche eh, l'altro format... L'unica che merita, che è in progress perché è una cosa un po' particolare e la vogliamo fare bene e quindi la faremo appunto quando saremo in grado di farla bene. Attraverso questi due format vorremmo veicolare anche i significati, portare alla luce i significati dell'attività che si affideranno a noi, scolpendo possibilmente nella mente delle persone appunto il senso di questa attività, che a parer mio, visto che mi occupo di questo e basta, parlo dal posizionamento. Poi, si possono fare tutti i copi che si vogliono, ma tanto se eh, non è chiaro e nitido il significato diciamo, più profondo, quello anche che arriva con più facilità senza, senza che uno debba farci dei ragionamenti, eh, non è possibile appunto, eh, fare poi una comunicazione che sia cartacea, che sia eh, attraverso il mezzo televisivo o anche eh, attraverso il web. Deve essere proprio in, bene impresso il posizionamento. Quindi, quello che significa e quindi quello che risolve le persone o diciamo, la capacità di migliorare la vita delle persone, che appunto può essere attraverso la risoluzione di un problema oppure di un miglioramento in cose che magari vengono già ritenute eccellenti ma che vengono fatte ancora meglio. Ecco, tutto qui. Molto bene, questa è chiaramente l'associazione per l'umore e per lo sport rappresentata molto bene da Elvio Peccati. Microfono a questo punto a Maurizio Falcinelli, perché? Perché vorrei partire da uno dei temi di questi giorni. Ora ci perdonerete insomma, se eh, chiaramente non saremo esatti sul giorno perché comunque questa trasmissione va in onda in varie sessioni, in vari giorni e va anche naturalmente sul nostro canale YouTube quindi a seconda di quando il telespettatore guarderà Chiaramente la notizia potrà essere più o meno recente, però al di là di questo che non è importante, è notizia di queste ore dell'uscita delle liste della rappresentativa di Serie D nazionale. E ci fa molto piacere, insomma, che a rappresentare l'Umbria sarà un giocatore del Trestina, Federico Benedetti, classe 2001, attaccante sul quale la società bianconera ha voluto puntare quest'anno, l'anno scorso aveva puntato su un veterano, Ridolfi che è andato a giocare in Lombardia eh, nel Bresciano in Eccellenza Lombarda, quest'anno si è voluto puntare su un attaccante molto giovane e il ragazzo è cresciuto molto, lo conosco anche personalmente, quindi bravissimo ragazzo e anche giocatore, come detto, che ha fatto una grossa crescita in questi mesi dall'inizio della stagione ad oggi. Però ti chiedo, complimenti naturalmente a Benedetti, però a rappresentare l'Umbria c'è soltanto lui. Manca il Cannara, manca il Bastia, manca sicuramente il Foligno. Ecco, co come vedi, queste scelte fatte da Giuliano Giannichedda, allenatore della rappresentativa di Serie D, tra l'altro ex giocatore di Udinese-Lazio in Serie A, quindi con trascorsi importantissimi nel calcio che conta, perché oltre a Benedetti, c'erano una rosa di nomi, un ventaglio, potremmo dire, di soluzioni anche per quanto riguarda l'Umbria, tra l'altro Benedetti che è stato convinto... Chiaramente con una prova sicuramente superlativa nell'amichevole contro il Parma. Nella quale, tra l'altro, ha anche segnato. Quindi, sicuramente Gianni Chedda è stato convinto anche da, dalla prova della rappresentativa contro il Parma e dal gol del Puntero del Trestina. Ti chiedo quindi tre domande: in uno: che cosa ne pensi di Benedetti? Che cosa ne pensi delle scelte di Gianni Chedda se era giusto convocare anche qualcun altro, e se non è così, insomma. Lo stato attuale del sistema calcio Giovanile Umbro, com'è ad oggi? Benedetti lo conosco bene, cinque anni fa ho fatto carte false per cercare di portarlo a San poi lui ha fatto una scelta migliore perché è andato a Perugia, poi arriva a Trestina e Benedetti credo che sia l'unico attaccante under 20 che è titolare in una squadra di serie D e non è titolare in perché ci sono condizioni di tranquillità perché siamo all'ultima partita di campionato, è titolare della prima partita. È un ragazzo di, di grossa qualità con tanti margini di crescita e tutto quello che sta ottenendo se lo merita compresa questa convocazione. Per il resto io non vedo così scandaloso che ci sia solo un convocato. L'Umbria picco è piccola, l'Italia è grande, ci sono nove gironi di Serie D, 160 squadre e oltre. E da lì vengono scelti 20 ragazzi. Quindi eh, onore all'Umbria che ha un giocatore importante nella rappresentativa. Poi, ripeto, non ho, non ho conoscenza di, di tutte le, le realtà. So che ci sono ragazzi interessanti in Umbria, ma presumo che ripeto, le, le, la scelta avvenga su, attraverso numeri importanti su tutta Italia. Ecco. Ecco, che cosa ne pensate? Allarghiamo questo discorso insomma, anche con gli altri ospiti, Moreno Pompei, se secondo te era giusto convocare anche qualche altro giocatore proveniente dall'Umbra, tra l'altro Benedetti è uno dei pochissimi giocatori provenienti proprio dal girone del Trestina, sono due per l'esattezza, oltre a Benedetti c'è un giocatore che viene dal, dal, da una società toscana. Quindi ecco, veramente con il contagocce le scelta in questo girone, è ricaduta comunque su un giovane molto interessante dell'Umbria, però Moreno che cosa ne pensi? Era giusto convocare qualcun altro oppure il livello è questo dell'Umbria? Ma eh, non è questione di livello, io sono d'accordo con il mister qui vicino a me perché eh, le soluzioni noi, noi guardiamo il nostro orticello, ma l'Umbria è veramente un orticello piccolo nei confronti delle altre regioni. Quindi noi ricordiamo che eh, un po' di anni fa avevamo il massimo della Serie D, delle squadre che ci rappresentavano, oggi il livello di rappresentanza è sceso e avere un giocatore importante che sulla carta è anche il titolare della rappresentativa è modo di orgoglio più che di delusione per la mancanza di altri giocatori in rappresentativa io penso che un giocatore come Benedetti rappresenti bene il, il settore giovanile in Umbria quindi considerando come diceva il mister ci sono 160 squadre di serie D eh, considera che per l'Umbria è un successo grosso più che una delusione Complimenti naturalmente a Benedetti, complimenti anche al Trestina che tra l'altro ha sfornato altri due giocatori che sono andati nei professionisti l'anno scorso, quindi che facevano parte dell'organico bianconero, quindi sicuramente società che sta lavorando molto bene. Rodrigo Bei, con te vorrei aprire anche un altro argomento di attualità, perché partiamo proprio dalle notizie di queste ultime ore, ovvero il comunicato di Claudio Missaia, perché si parla di taglio a Spoleto, l'attaccante Claudio Missaia non fa più parte chiaramente dell'organico per scelta della società e lui ha deciso di rendere noto un comunicato nel quale riporta il proprio punto di vista sulla vicenda e quindi vorrei farvelo commentare. Andiamo a riprendere alcuni passaggi, se sei d'accordo Rodrigo poi ti lascio mm. subito la parola, così facciamo capire anche a casa ai telespettatori di che cosa parliamo. Parliamo di una lettera apparsa sui vari quotidiani e siti di informazione e Missaia dice questo più o meno, visto e considerato che la società Spoleto non dà l'ufficialità del mio allontanamento lasciando con superficialità un giocatore con famiglia a piedi e senza soldi, non posso fare altro che dire la mia. Queste sono le dichiarazioni di Claudio Missaia, apre così la lettera, è difficile dice Missaia per me allenarmi con entusiasmo quando un mister ti dice che ha sbagliato a prendermi perché non servo alla sua causa, che non mi avrebbe fatto eh, giocare mai più di 15-20 minuti, che dovevo pensare solo alla famiglia e a prendere i soldi. E va avanti comunque in tono chiaramente eh, polemico nei confronti della eh, società. Che dice di non aver mai conosciuto, perché comunque il referente è stato sia il direttore, che tra l'altro non è nemmeno più presente, quello iniziale del, della stagione, che il mister né la principessa né il come dire, rappresentante legale della presidente è mai riuscito eh, ad entrarci in contatto. Quindi ti chiedo, Rodrigo Bey, che cosa ne pensi di questa situazione? a Spoleto è l'inizio di un... si è rotto il giocattolo secondo te oppure è un caso da prendere isolato oppure c'è dell'altro sentiamo il tuo punto di vista ma guarda, io ti dico quella è la mia sensazione anche dovendomi soprattutto ricredere perché io qualche puntata fa ho sempre dichiarato che secondo me lo Spoleto era la candidata alla vittoria purtroppo con... Passando il tempo e vedendo un po' come l'evoluzione delle cose, devo assolutamente ricredermi di tutto quanto questo perché è stata una valutazione probabilmente da parte mia affrettata e sicuramente sbagliata. In questo caso credo che sia un, una conferma di, che il giocattolo si sia un po' rotto a spoleto. In primis io parto dalle considerazioni che abbiamo sentito e riportato tutti. Abbiamo sempre parlato di una società economicamente molto forte, di una società che eh, aveva grosse disponibilità eh, economiche e, e se questo fosse stato vero, cozza assolutamente con l'atteggiamento ottenuto in quest'ultimo periodo nei confronti del calciatore. Claudio per me è un carissimo amico e credo che si sia creata la, il suo nome, chiunque lo conosce, sanno che ha un carattere non facile, sanno che è una persona con una forte personalità, ma sanno anche che è un forte calciatore. Eh, è una persona come molte altre che vive di calcio, per cui la sua famiglia vive con lo stipendio che Claudio riporta a casa, ha tre bambini e credo che una società seria... Se eh, crede di aver fatto un errore nell'ingaggiare un calciatore ha l'obbligo, e dico l'obbligo, di mantenere gli impegni presi. E mantenere gli impegni pre presi sono quelli di eh, tenere in rosa un giocatore, farlo sentire parte integrante del progetto e soprattutto non cercare di mandarlo via per cercare in qualche maniera di risparmiare dei soldi. Eh, trovo che la situazione sia alquanto imbarazzante, che Cozzi torna a ripetere con i proclami che lo Spoleto Calcio ha fatto inizialmente dove tutti i problemi c'erano meno che quelli economici. Allora, se questo è vero è giusto che diano il compenso stabilito, il rimborso stabilito al giocatore a Missaia fino alla fine, poi se l'utilizzo da parte del mister può essere limitato per questioni tecniche è un conto. Se il mister eh, può, può credere di farne a meno è un altro. Ho la netta sensazione che in questo periodo, per come stanno andando le cose, Claudio Missaia ha spoleto Facci Comodo. Bene, riprendo anche alcune dichiarazioni, alcuni stralci di questa lettera di Claudio Missaia proprio per allargare. Il tema e parlare più in generale. Vorrei sentire anche un direttore sportivo, quale Moreno Pompei. Mi avvalgo del tablet. Siamo tecnologici, ovviamente. Nella trasmissione. Tornando al 18 febbraio, dice: eh, Mi sai, ha preso la notizia dal mister che non facevo più parte della rosa. Ho chiamato il presidente e eh, da tutti ritenuti il signor Pincione che appunto rappresenta la principessa che non si è nemmeno degnato di eh, rispondere, anzi ad un mio messaggio mi ha scritto insomma una frase che ora è preferibile non, eh, non leggere perché si tratta comunque di, un, eh, di una frase pesante, ecco Pare che la società ci sia e non ci sia in questo momento a Spoleto, comunque non sia presente. Ora, al di là chiaramente della frase singola che ci può essere stata in questa vicenda fra Claudio Missaia ed eventuali dirigenti, però vorrei fare un discorso più generale. Ecco, che cosa ne pensi della situazione Spoleto? Perché, come diceva giustamente Rodrigo, ci sono stati anche degli investimenti economici, ci risulta che eh, i conti erano in ordine. E soprattutto come la si vive da direttore sportivo, per esempio come nel tuo caso, come si gestisce una situazione del genere? Ma, intanto mi sembra che la questione direttore sportivo, se non mi sbaglio, l'hanno risolta perché dovrebbe essere rientrato del frate. Quindi come direttore, come direttore sportivo. E poi se tu guardi bene in mezzo a quel comunicato, sì. eh, Missaia dice che lui è rimasto parte dei rimborsi che non ho avuto fra le righe dice anche eh, io l'ho letta, una frase sì. in cui dice può mancare a Spoleto l'organizzazione può marcare qualche sacco, qualche tuta per essere tutti uguali alla domenica ma l'unica cosa che non manca sono i soldi, la precisione nei soldi, nel, nel darci i soldi questo è un passaggio importante, ora chiaramente non leggiamo tutta importante. la lettera che è molto lunga. Poi la scelta toccherebbe capire certamente perché eh, noi abbiamo, non c'è la risposta della società, non c'è nessun comunicato della società. Noi io mi fido di quello che dice Claudio, ma prima di avere un commento vorrei anche sentire la controparte. Se... Sentire la controparte. Adesso una Alla battuta, quale chiaramente daremo la possibilità di replica. Adesso una battuta: sì. se forse a dicembre, quando l'avevo chiamato per convincerlo di non andare a Spoleto, se sarebbe arrivata Umbertide, forse veramente per noi sarebbe stato la ciliegina e sarebbe stato sicuramente si sarebbe sentito importantissimo. E qui entriamo subito in clima di calcio mercato, tanto per cambiare. Insomma, a maggio ce ne saranno delle belle, caro Moreno Pompei. Però ecco spieghiamo un attimo in pochi secondi com'è andata. C'è stato questo contatto con Claudio a dicembre e che cosa vi siete detti? E come mai non ha accettato? Ma, eh, quando io avevo chiamato appena avevo saputo l'uscita di Claudio da Soci e io ero andato a fare direttore sportivo lì a Umbertide. Avevo contattato Claudio perché c'è il rapporto di amicizia e di stima reciproca. Perché non scordiamo, con Claudio abbiamo vinto i campionati a Pierantonio, quindi è stato l'uomo in quegli anni, l'uomo in più capitano della il squadra, trascinatore del Pierantonio, capitano anche anno. della squadra. Quindi investito di questa carica è stato un giocatore importantissimo per il Pierantonio in quel periodo. L'ho chiamato, lui ha detto che aveva avuto questo contatto con lo Spoleto, quindi si sarebbe allenato a Spoleto, ma mi aveva dato la sua parola che se, non avesse, se a Spoleto non si fosse conclusa la vicenda positivamente, sicuramente lui eh, sarebbe venuto ad Umbertide. Poi una sera mi chiama, mi dice che si era messo d'accordo con lo Spoleto, quindi aveva fatto tutto e giustamente per uno che vive di calcio e mantiene la famiglia con il calcio, certamente quello che aveva ottenuto a Spoleto la Tiberis non era in grado di... Potergli confermare e quindi anch'io l'ho spinto a Spoleto per quello che per quelle cifre che si era accordato. Ecco, questa è tutta la storia. Di Missa. Chiarissimo, Morano Pompei apro e chiudo subito parentesi dicendo insomma ci scusiamo con Claudio se non abbiamo letto tutto il comunicato ma per ragioni di tempistiche televisive chiaramente abbiamo cercato di prendere soltanto alcuni passaggi per poterli commentare visto che è una notizia di attualità se vorrà approfondire la notizia noi li invitiamo ufficialmente attraverso naturalmente il nostro format a tutto calcio come invitiamo e daremo possibilità di replica alla società Spoleto nel caso in cui volesse controbattere alle dichiarazioni di Claudio Missaia quindi per correttezza questo lo dobbiamo sia a Claudio Missaglia che alla società Voluntas Spoleto, ma visto che parliamo comunque dei protagonisti del calcio regionale, è uscita una notizia, è uscita una lettera firmata da un giocatore. Ci sembra giusto parlarne e commentarla con gli addetti ai lavori. Elvio Peccati, che cosa ne pensi? Da ex presidente di squadra di calcio, anche importante, Montone Tiberi su tutti. Poi ho alcune notizie importanti da Umbertide e ridaremo la parola a Moreno Pompei però conosce anche il giocatore Missaia per certi versi ecco che effetto sì, ti fa scuola, Milano, qualcosa scuola Milan esatto 2000, 2000. che effetto ti fa insomma venire a conoscenza di questa notizia ma che purtroppo sicuramente quando l'hanno preso se avevo un'altra idea adesso non so se sono in grado di onorare o meno eh, eh, diciamo l'aspetto riguardante lo stipendio credo di sì perché comunque sembrava che tutto, tutti i problemi ci, ci potessero essere se non riguardassero quell'aspetto sicuramente se l'hanno preso per eh, fare solo coreografia è un grande errore umanamente come ha detto lui essendo che lui vive eh, appunto di calcio eh, dovrebbero onorare eh, del tutto quello che eh, hanno patuito perché sarebbe eh, ma purtroppo ripeto, io sul calcio ho sempre visto delle cose strane anche quando il direttore sportivo voleva fare i contratti come se li pagava lui invece dopo in realtà li paga qualcun altro quindi eh, bisogna cioè, molte volte bisogna essere cauti perché eh, non, non si può eh, promettere quello che poi non si è in grado di mantenere perché è una questione di, di onore in un certo qual senso che sul calcio secondo me proprio perché eh, molto spesso manca invece eh, ci vorrebbero degli esempi in cui puoi dire: Va, però, insomma, qualcosa cambia e, e si è in un mondo che e, e diventa anche intellegibile, perché se no non ci si capisce niente. Cioè, che conta? Cioè, Assolutamente. Al di, là, al di là del risultato e delle prestazioni. Molto bene, sicuramente abbiamo qui un protagonista. Eh, qual è Maurizio Falcinelli ripartirei un attimo dall'inizio della trasmissione perché parlavamo della, del livello del calcio giovanile in Umbria allora ti chiedo il livello della tua Tiferno, insomma sei partito con un nuovo progetto, siamo a tre quarti circa di eh, campionato, un primo mini bilancio insomma di questa tua esperienza Città di Castello con una Tiferno prima squadra che sta facendo davvero molto bene nella Serie A dell'Umbria a livello di settore giovanile invece le cose come stanno andando? Dunque eh, chiariamo subito quali erano i termini di partenza perché io sì. non posso fare una fotografia del calcio giovanile considerato il livello nel quale noi siamo adesso. Esisteva solo una squadra juniores, abbiamo costruito un, un intero settore giovanile e il mio impegno non è stato quello di cercare ragazzi perché non è compito mio, ma quello di trovare tecnici all'altezza. Ora eh, facciamo campionati che sono per allievi giovanissimi, sono campionati provinciali siamo in testa ad entrambi, ma è ovvio, quando si parla di calcio giovanile, il risultato è un altro, la valorizzazione del ragazzo e la crescita del ragazzo. E per cui, sotto questo aspetto, siamo felicissimi di quello che abbiamo costruito, perché passare da, da 20 tesserati a 150 nel giro di, di due mesi è un risultato che... cioè, i numeri parlano chiaro. È evidente che questo è solo il primo passo, noi vogliamo crescere... Perché per questo sono stato chiamato, vogliamo crescere nel settore giovanile costruendo le basi per, per avere prodotti locali che presto possano mettere a mare la prima squadra come minimo dico io. Però è evidente che questo possiamo farlo solo nel tempo, non è che prendiamo, si parla di ragazzi che oggi hanno 14, 14 13, 14 anni, sono loro il nostro, il no, il nostro banco di prova. Tra non nel settore giovanile è il tempo che, che dimostra la bontà del lavoro, del lavoro che facciamo. In questo momento possiamo solo essere soddisfatti di quello che facciamo, fermo restando che poi è evidente la visibilità della prima squadra e la prospettiva di poter coronare il sogno de, della Serie D, che non era un obiettivo magari pensabile all'inizio. Sapevamo di aver costruito una squadra competitiva, ma tra questo vincere se ne corre, però è evidente che poter salire di categoria sarebbe un grosso impulso per attrarre anche nel nostro settore giovanile. Ecco, ecco ne avrete sicuramente parlato con il Presidente Bianchi che sta facendo un lavoro eccezionale e eh, soprattutto ecco, mi fermerei un attimo, mi soffermerei anzi su sulle richieste che ti ha fatto il Presidente quando sei arrivato a Città di Castello, perché in parte l'hai detto, correggimi se sbaglio, Insomma, il Presidente ti avrà chiesto di provare a replicare ciò che hai fatto di buono a San Sepolcro. No, ma chiariamo subito perché se no mi me, me attribuisci meriti che non ho. Io a San Sepolcro sono stato 19 anni a fare allenatore, ho trovato una società strutturata che viveva di settore giovanile e, e ti posso dire che la mia più grossa soddisfazione... Non è stata quella di vincere uno scudetto, è stata quella di fare allenatore in prima squadra per qualche mese, esordire ad Arezzo con 9 titolari su 11 che avevo, che avevo allenato nel settore giovanile, ma eh, quello che ho fatto a San Sepolcro è merito del San Sepolcro, ho dato il mio contributo come tecnico. Per quel che riguarda la città di Castello il ruolo è diverso e, e, e quello che mi è stato chiesto dalla società dal Presidente Bianchi era... era un lavoro su un doppio binario, da una parte dare una mano al direttore sportivo Diego Giorni che diciamo, ha fatto l'80% del lavoro, io ho contribuito con, assieme a lui contattando i giocatori dai quali volevamo ripartire per costruire un progetto calcistico importante e ti posso dire che le prime tre scelte sono state scelte di uomini perché i primi tre acquisti si chiamano Gangi, Morbidoni e Catacchini. Attraverso loro potevamo, potevamo far crescere i nostri giovani, è quello che sta avvenendo. La seconda, eh, la seconda no, in ordine di importanza, richiesta era quella di strutturare il settore giovanile. Ci stiamo, ci stiamo provando, eh, però, questo solo il tempo dirà se, se stiamo lavorando bene. Adesso, sinceramente, siamo molto soddisfatti. Telematico Maurizio. Progetto pluriennale a questo punto che lega Maurizio Falcinelli, adesso agli anni contratti o delle scritture private non ci interessa questo, però io dico idealmente con il Presidente, c'è comunque un progetto come dicevi di più anni per poter arrivare a questi obiettivi. Ma eh, non, non avrei neanche cominciato se il progetto non era pluriennale, io, io lavorando nel settore no. giovanile l'elemento fondamentale è il tempo, oltre all'equilibrio e, e, e all'importanza che si dà al ragazzo più che al risultato del campo. Molto bene, a questo punto parola a Gregori Granci. Che è il tecnico del Calzolaro Calcio? Gioca in casa questa sera, l'abbiamo detto. Insomma, ti trovi nella tana del direttore sportivo. Mi verrebbe da dire qui in questo luogo a Calzolaro, presso la trattoria da Volpelli. Ci sta, tra l'altro, ascoltando nel dietro le quinte. Quindi, Marco Caproni, che saluto e ringrazio di nuovo. Allora, vorrei dedicare ampio spazio alla prima categoria Girone perché è un campionato davvero molto, molto avvincente. Dove il Pierantonio la sta facendo da padrone, ma dove c'è un Calzolaro che sta facendo davvero benissimo e a tratti ha tenuto. Botta, sembrando quasi che potesse provare a vincerlo questo campionato, quindi già complimenti per questo e per quello che state facendo. Ecco, raccontaci un po' come stanno andando le cose, perché poi nella seconda parte di questa trasmissione faremo un piccolo break pubblicitario fra qualche istante, parleremo chiaramente di calcio umbertidese, calzolaro e Pierantonio su tutte, ma c'è anche una questione Tiberis e più in generale di calcio umbertidese da affrontare perché Moreno Pompei vorrebbe replicare ad alcune affermazioni fatte nelle puntate precedenti, quindi un passo indietro Gregori Granci, partiamo dai complimenti da quest'annata intanto grazie per i complimenti, spero de, de non di non dire qualche cavolata che Marco il direttore sportivo di Naguar a sentenziare subito dopo. Quindi mi raccomando, mi raccomando eh, ti raccomando, sta ascoltando. Sì. E io ripartirei dall'ultima volta che ero in trasmissione qui da te. Sì. Eravamo qui per sì. estate e tu mi chiedesti all'epoca qual, qual era il progetto, quale sarebbe stato il progetto, l'ambizione o l'ambizione del, del Calzolaro. E io dissi che avrei come allenatore avrei voluto provare a restare in scia eh, con i playoff, cioè non uscire magari come l'anno precedente, dove avevamo avuto una brutta partenza e un grosso exploit nella parte centrale del, camp del campionato e poi magari rallentare nel finale e non riuscire a raggiungere l'obiettivo, uscire diciamo da dalla battaglia troppo presto. Sarei stato contento di arrivare a giocarmi le ultime 3-4 partite, due o tre partite. A essere a, come si dice qui a Castello a tiro del schioppo, no? eh, nel senso che dici ho la possibilità di poterli fare e diamo anche un motivo in più all'ultimo mese di campionato. E poi è iniziato il campionato. Probabilmente sono, sono venuti fuori i frutti di tre anni, due anni e mezzo di lavoro duro, e eh, di sacrifici in cui noi abbiamo creduto tanto in certi giocatori e sono sbocciati alcuni giocatori che probabilmente erano nel dimenticatoio della Valtiberina e sicuramente qualcuno si ricorda anche mister Falcinelli ci siamo rinforzati anche grazie a Maurizio che mi ha dato un paio di giocatori senza farmi troppe storie parlo di Giulio Grilli Muali e Mualli e quindi giocatori che navigavano nell'ambito dell'eccellenza e poi, piano piano, 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 piano e abbiamo fatto un filotto di vittorie molto importanti, Le sconfitte che l'anno precedente ci avevano un po' frenato psicologicamente non sono venute. Ci siamo trovati lì. Siamo andati a Piero Antonio per giocarci il primo posto. Giustamente ha vinto il Piero Antonio perché ha giocato meglio, perché si è dimostrata più squadra di noi. È stata costruita per essere più squadra di noi. È passato il tempo, siamo stati secondi e terzi tanto tempo, adesso siamo, siamo quarti. Siamo a 9 punti dalla prima, 6 dalla, terza, dalla seconda e a tre punti dalla terza. Faccio i scongiuri, spero veramente, a questo punto, quello che era il desiderio di rimanere in scia, penso che ci dovremmo riuscire perché dovrebbe succedere una catastrofe. Raggiungerli ancora non è facile, c'è la possibilità, mancano probabilmente qualche vittoria ancora sperando che le altre facciano qualche passo falso però eh, la speranza la mia di Marco di Montanucci e del presidente è quella di, di raggiungerlo perché obiettivamente e onestamente lo dico col cuore in mano due anni e mezzo fa penso che nessuno avrebbe creduto che questa squadra con certi giocatori con una struttura societaria ormai eh, che era azzerata e dovuta ripartire dal niente, riuscisse eh, magari un giorno a distanza di due anni a raggiungere un obiettivo così importante. Io me lo auguro perché io me lo merito, non, non lo nego, però qualche volta me posso prendere dei meriti. No? Eh, Marco se lo merita, se lo merita tutta la società e soprattutto i giocatori, perché i giocatori stanno facendo dei sacrifici grossissimi. Eh, qui da noi funziona probabilmente in isola un po' felice. Eh, qui si promette quello che si può dare i giocatori a volte vengono qua giù con scetticismo poi vengono e gli anni dopo portano anche altri giocatori perché fanno capire veramente quello che è la realtà calzolaro si fa il passo quanto è lungo la gamba poi non si viene messi in discussione e quello sono il primo a dirlo come l'anno scorso perché comunque sia eh, la situazione a volte non è stata facile eh, si vive con poco si, si fa un focus molto importante sul, sullo stare insieme, sul eh, far gruppo, far crescere dei giovani. Noi ci abbiamo fatto la media l'altra sera a cassa, così su due minuti. Noi abbiamo 24 anni e mezzo di media, quindi una squadra giovanissima. Abbiamo tanti giocatori in prestito da società. Siamo ben visti dalle altre realtà calcistiche perché, comunque, ogni qualvolta ci appoggiamo, a una squadra non avendo il settore giovanile. Ci appoggiamo per prestiti, per sottocotro bel genere, riscontriamo sempre la massima disponibilità dalle squadre, anche avversarie del nostro stesso girone. Faccio un paradosso: noi abbiamo sì o sette giocatori di proprietà della Madonna del Latte, con cui due domeniche fa ci siamo giocati la possibilità di restare nel treno playoff. Questo ti fa capire che buoni rapporti ha la società e come lavoriamo bene, probabilmente. Giusto Maurizio, anche tu, quando ti hai chiesto qualcosa, sottoscritto. è sottoscritto, vero ecco, quindi. Speriamo di venire qui a fine campionato con i playoff raggiunti, però c'è ancora tanto da lavorare. Questo spero che i miei giocatori guardandomi stasera in trasmissione e ridendo di quello che uno dice, spero che captino subito ecco, questo messaggio. Lanciagli un, lanciagli un messaggio ai tuoi giocatori, che cosa vuoi dire? Guarda la telecamera, è come se li guardassi in faccia dentro lo spogliatoio. <ride> E Ma digli guarda. da qui alla fine che cosa, che cosa devono fare, insomma, in vista poi di rivederci, se Marco vorrà, con un paio di trasmissioni di speciale calcio e mercato io, qui a Calzolaro. Poi posso, ne parleremo, chiaramente. Posso dire solo quello che ho detto anche stasera durante gli allenamenti, quando siamo usciti e c'era il temporale ed era freddo: con niente non viene niente, col sudore eh, viene tanto. Quando si va a lavorare, più delle persone che vanno a lavorare sudano e portano la pagnotta a casa. Noi. Eh, la pagnotta ce la stiamo guadagnando, però ancora c'è tanto da fare. Poi se ci mettiamo anche il companatico, è un bel mangiare. E sul sognare in grande te la farò dopo la domanda, quindi fermiamoci qui. Complimenti, Gregori. Chi la pagnotta per il momento non, non se la sta guadagnando, purtroppo, ahimè, ahimè, è il promano Calcio che naviga in acque chiaramente turbolenti, mi verrebbe da dire, sul piano, ribadisco, del risultato sportivo, ci piace un attimo nel giro di pochi chilometri fare questo paragone, insomma con un calzolaro eh, che eh, sta facendo benissimo, un promano in difficoltà che invece ci aveva abituato negli anni a dei campionati importanti, budget più o meno paragonabili, perché comunque adesso al di là di quest'anno, però comunque entrambi oculati, questo voglio dire, situazioni quest'anno diverse. Giusto Rodrigo? Assolutamente sì, anche se noi veniamo da... L'ultima domenica abbiamo avuto una vittoria contro la Madonna del Latte, per cui ha ridato un po' di, di spirito alla società. Eh, ho visto i ragazzi durante gli allenamenti che hanno ripreso un po' di, di, di coraggio, però di strada ancora ce n'è tanta da fare perché... E le squadre davanti non è che sono scappate via, sono ancora là, raggiungibili, però eh, ogni domenica sono tre punti in meno a disposizione. Non è facile mh, trovare la vittoria. E mi auguro che indubbiamente potrei anche dire che probabilmente io mi ero lamentato un po' sugli arbitraggi avuti nelle precedenti partite a partire come quella del, del Pierantonio e tante altre. Domenica abbiamo avuto un arbitro che, non perché abbiamo vinto, perché comunque ha saputo mantenere in pugno la partita e una volta raggiunto il vantaggio diciamo, non si è lasciato intimidire da, diciamo, dal fatto che un'ultima in classifica giocava fuori casa per cui eh, siamo riusciti a portare a casa il risultato. Non dobbiamo agganciarci agli errori arbitrari, gli errori sono solamente i nostri e solamente con tanto sudore e molta fortuna a questo punto potremmo cercare di avere una piccola inversione alla tendenza attuale. Chiarissimo Rodrigo, a questo punto io direi di fermarci per qualche istante per la fascia pubblicitaria. Con Moreno Pompei ci sono chiaramente degli argomenti da trattare, me l'ha chiesto anche personalmente, a nome della società Tiberis voglio replicare. Così insomma mi ha detto e quindi gli daremo subito la parola, eh, subito dopo la pubblicità perché ci sono ancora tante novità e tante notizie di cui parlare. Quindi rimanete con noi anche in vista dei prossimi appuntamenti. Ma intanto andiamo con ordine. Qualche istante di pubblicità e poi rientriamo presso la Trattoria da Volpelli per parlare di calcio e non solo. A fra pochissimo. Bene, rientriamo presso la trattoria da Volpelli che trovate in via Cortonese a Calzolaro di Umbertide, nell'alta valle del Tevere, fra Trestina appunto e la città umbertidese. A questo punto, subito parola a Moreno Pompei che voleva intervenire in riferimento ad alcune affermazioni, ad alcune frasi fatte nei confronti della Tiberis. Mi risulta che ci siano anche delle novità con possibili incontri in vista nei prossimi giorni, ma andiamo con ordine. Partiamo da che cosa vi ha fatto male nelle varie puntate, che cosa non condividete. Partiamo da qui Moreno. Allora, intanto non è eh, quello che voglio dire, che vuol dire la società, non è esclusivamente quello che si è detto in, eh, in trasmissione. Però c'è <coughs> da notare che c'è un nuovo sport, l'attacco alla Tiberis. E certamente io finché ne ero fuori... Eh, non me ne sono riso minimamente conto personalmente. Poi quando sono stato e sono al di dentro di questa società, ho notato che in realtà tutto quello che si diceva non era la verità. Anzi, molto probabilmente chi dice certe cose non sa minimamente quello che vive la società, la società Tiberis. Io volevo dire un appunto, tutti qui eh, non me possono smentire, grossa polemica sul nome Tiberis Macchia, ma facciamo finta di crederci o vorremmo fare credere alla gente, perché si chiama Tiberis Macchia esclusivamente per un titolo, l'acquisizione per poter fare la promozione del titolo del Macchia. Quindi, minimo il primo anno, la società si deve chiamare Tiberis Macchie. E quindi, anche volendo, il, il nome Macchie o non volendo doveva esserci per forza. Quindi, già vi annuncio che il prossimo anno non ci sarà il nome più, il nome Macchie. Ah, questa è una notizia importante. Perché ho sentita dire che i dirigenti sono esclusivamente di macchie. Io sfido andare in federazione e vedere i dirigenti se c'è un dirigente di macchie, che poi non è un peccato se fosse, ci fossero dei dirigenti di macchie. È un divieto? Penso esclusivamente di no, che non sia un divieto. Però posso dire che non c'è nessun dirigente di macchie. Perché sono esclusivamente, posso dire, che dirigenti di Umbertide sono solo tre. Questo lo posso dire. Facciamo i nomi. Ma sono tre dirigenti di Umbertide, di cui uno è il presidente. Mauro Alunni. Maria Alunni. Io tutti i nomi non li conosco perché... Eh, Sei arrivato in corsa, giustamente. i frequento la Tiberis neanche certo, due certo. mesi. Va bene, andiamo avanti. Poi però io sono uno che nota... E apprende velocemente e posso dirti tranquillamente che io, da questo microfono, posso ringraziare l'impegno profuso per questa società, non solo l'impegno personale, ma soprattutto l'impegno economico. Sapete anche per fare un campionato di promozione. Quanto serve anche se con, eh, cercando di spendere il meno possibile. Quindi, ringrazio Francesco Rossi, che è un personaggio di Ramazzano, pochi chilometri da Umbertide, che fa tanto per questa società, è un grosso imprenditore stimato sia in Italia che fuori Italia, perché ha cantieri sia in Italia che fuori Italia. Un ringraziamento allo sponsor, adesso gli facciamo pubblicità perché non ricordo il nome, il titolare del supermercato Conad di Ramazzano, è un altro che ha te sposato, lo concedo, te lo che ha sposato caso. la causa della Tiberis Macchie, perché è giusto dire quest'anno Tiberis Macchie, perché io non lo rinnego, è giusto non rinnegarlo, perché se non c'era il titolo delle Macchie molto probabilmente... Sicuramente la Tiberis non faceva il campionato di, di promozione. E poi ringrazio anche gli altri sponsor che non vengono, non devono essere, non vogliono essere pubblicizzati, che sono parte integrante della Tiberis, legate ai personaggi della Tiberis. Quindi. La Tiberis avevo sentito che non sarebbe arrivata a mangiare il panettone che avrebbe chiuso prima. O se è passato Natale, che non arrivava a mangiare la colomba di Pasqua, molte persone rimarranno deluse. Non posso dirti se la Tiberis rimarrà nel campionato di promozione o no, però noi ce lo giocheremo fino in fondo. Lo giocheremo anche attraverso al limite playout. Però faremo di tutto per rimanere in categoria. E che se la Tiberis malamente, tocchiamo ferro, retrocedesse, non chiude sicuramente. Perché ha un progetto e un programma, ha anche il progetto di ristrutturazione del settore giovanile, ripartendo da quei 50 ragazzi che ha con un responsabile importante e con degli allenatori importanti per il settore giovanile. Quindi però spero che l'obiettivo sia tutto in uh, promozione. Però eh, voglio dire un'ulteriore cosa. Sì, ti rubo altri due minuti, non di più ti rubo altri due minuti so che devi andare velocemente eh, due troppi cerchiamo, di, cerchiamo Però di, io di sintetizzare poi ti rido la parola dopo posso dirti anche che non è vero che la Tiberis è chiusa la Tiberis ha un programma un programma in cui eh, sapendo per Umbertide che qual è la situazione di Umbertide, le società che ci sono e qual è il tessuto economico di Umbertide Certamente mettere tanti spicciolini in giro non si ottiene niente. Ebbene che quelle piccole risorse vengano messe tutte in un salvadanaio. Allora si potrebbe ottenere qualcosa. Io con queste parole che voglio dire, non è chiuso, io spero da quando sono arrivato, ho fatto tutto il modo, i contatti che ho avuto che il calcio umbertidese si ritrovi intorno alla Tiberis. La Tiberis ha più di cent'anni, non si può cancellare così, con un colpo di spugna. Chiarissimo, e chiarissimo. sono d'accordo l'ultima cosa, sì. anche con le dichiarazioni che ha fatto Alvaro Arcipreti qui, su alcune cose. Giusto quello che dice che a seguire la Tiberis non è vero che sono dieci persone, ma non sono più di cinquanta persone. Lo ammetto io. Però la gente allo stadio lo fa i risultati. La Tiberis negli ultimi tre anni è stata un po' una delus delusione continua. La Tiberis, però, e i suoi dirigenti vogliono dare un cambio di rotta a questa cosa. E se il prossimo anno ci sono i risultati, tornerà anche la gente allo stadio. E poi sono pienamente d'accordo anche con quello che ha detto nel finale Alvaro dicendo che farà di tutto, prima di andare in pensione, di riportare la Tiberis dove le compete. Bene. Se vuole una mano, la do anch'io, perché quando ha raggiunto la Tiberis i massimi allori, nel gruppo c'ero anch'io. Chiarissimo, Marano Pompeo. Parola a Rodrigo Bei, perché torneremo a parlarne. Fatemi soltanto dire che noi chiaramente diamo spazio a tutte le anime e tutte le società Umbre e del comune di Umbertide, quindi giustamente la Tiberis si era sentita chiamata in causa e abbiamo dato la possibilità di replica. Rodrigo Bey, io terrei separati le due questioni che dice giustamente Morano Pompei. La prima è quella di dire la Tiberis non può scomparire perché è una delle società più antiche dell'Umbria. E la seconda, mi sembra di capire, di rimettersi a un tavolo per delle eventuali collaborazioni barra fusioni. Ecco. Teniamo separate queste due vicende. Sulla prima parte del discorso di Moreno Pompei, che cosa ti convince e che cosa non ti convince? Ma guarda, ehm, iniziando dal discorso del nome non ci trovo niente di strano, si chiama Tiberismachia per una fusione, come a Città di Castello c'è la Tiferno Lerchi, per cui non, 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 non trovo nulla di, di eclatante o nulla di denigrante il fatto non ha conquistato il titolo sul campo, l'ho acquisito, ha fatto una fusione, il prossimo anno sarà libera di decidere se rimarrà semplicemente il, il, il nome Tiberis o meno, per cui mh, assolutamente un, un discorso, una polemica che secondo me non esiste eh, questa qua. Credo che invece sia molto più importante dare, dare voce anche a queste ultime chiacchiere. Della nascita di un'ulteriore società umbertide, cioè, qui parliamo di riunire, concentrarsi, di fare situazioni eh, di congregazione e poi ogni, ogni volta asce, nasce un rivolo nuovo che a tutto serve tranne che eh, a creare ulteriori divisioni. Eh, io credo che la favola felice che ha vissuto quest'anno latiferno non è una cosa così semplice, loro sono stati bravissimi. Hanno creato una società che è partita dal niente perché era le, niente, da una categoria che sono le nostre, hanno creato una realtà importante calcisticamente, una delle più rappresentative in Umbria, quest'anno, nonostante le difficoltà, e le perplessità che c'erano sono riuscite a creare in un'unica stagione dei numeri che sono impressionanti su un settore giovanile, un settore giovanile che è primo in tutte le sue categorie, nonostante che siano provinciali piuttosto che regionali, credo che hanno fatto un lavoro della Madonna, in una condizione molto difficile, perché non è che hanno trovato terreno fertile di società che gli hanno aperto le strade hanno dovuto un po' sgomitarsi anche loro per trovare le realtà. Io credo che a Umbertide eh, questo debba servire un pochino da esempio, cioè prendere delle volte, verificare chi è riuscito a ottenere dei risultati ottimi e capire come ha fatto. A Umbertide eh, servirebbe sicuramente una congregazione, una riunione piuttosto che una divisione. Ora sarà importante vedere anche altro lato importante l'affidamento e il rinnovo degli impianti. Questo dei è un gestioni, altro tema importante, c'è cioè tante, tante problematiche che dovranno affrontare. Io mi auguro che si riesca a trovare un intento, un'unità o una volontà prima ancora che ci siano i nuovi bandi, prima ancora che ogni cane sciolto, scusatemi, la parola non è offensiva, ma per dire perché ognuno andrà a coltivare il proprio orticello per acquisire questo campo, questa struttura, piuttosto sarebbe molto più importante trovarsi a un tavolo, capire se c'è la possibilità di avere una società madre, poi che sia la Tiberis piuttosto che qualcos'altro, via discorrendo, ma che facci da capofila a un calcio, a un vertide. Che indubbiamente, come a Città di Castello, merita palcoscenici importanti. Ecco sulle dichiarazioni di Morano Pompei, Rodrigo Bei vorrei far intervenire Maurizio Falcinelli per sapere che cosa ne pensa, il suo punto di vista, così magari sovrapponiamo, mettiamo a confronto anche le due diverse realtà, che cosa ne pensi e soprattutto collegherei indirettamente la questione Tiferno che si sta giocando il campionato di eccellenza. Intanto ringrazio Rodrigo per le parole. Io credo che oggi se non, unisci, se non unisci le forze per mille motivi anche di natura economica non, non, non sei in grado di ottenere nessun risultato. L'Atiferno nasce dall'Erchi è, 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 da, è bene ricordarlo che è una realtà che ha tenuto in piedi il caccia a Castello già in più di un'occasione. L'Atiferno ha rapporti di collaborazione con Madonna del Latte e Serbara e abbiamo le scuole calcio che lavorano in maniera coordinata grazie, grazie al lavoro di un responsabile metodologico che è una eh, delle persone più importanti che Latiferno ha acquisito è il professor Fabio Bracherente che in quella materia lì è, è, è un'eccellenza e noi eh, lavoriamo su un tessuto, su dei numeri che sono diversi da quelli che ho detto limitatamente sull'attiferno per cui l'obiettivo nostro è quello di aggregare quante più forze relative alle scuole calcio per poi portare gli elementi qualitativamente più validi a fare la fascia agonistica con la maglia di Atiferno. Questo credo che sia un segreto di Pulcinella. Abbiamo avuto la fortuna di trovare dei partner giusti. Li ringrazio pubblicamente da, da Petturiti del Cerbara, Amagina Madonna del Latte e Bracchini. Non, non faccio altri nomi perché... E, e mi scuso con cui non ho citato, però eh, la formula è tanto semplice a dire quanto mai difficile a realizzare. Umbertide ha una storia così variegata, così conflittuale negli ultimi anni, per cui credo che abbia un potenziale per ben altre categorie. Cioè Il calcio è una volta, il calcio di Moreno Pompei della Serie D, ecco. Certo. Moreno, in un minuto perché siamo nel finale, poi vorrei dare l'ultima parola a Gregory Granci e a Delvio Peccati. Torneremo a parlarne ah, anche perché Ah, meno di un minuto, poi ecco, ne torneremo a parlare sicuramente perché è importante. Però posso dire che qualcosa si sta muovendo anche se non in una fase ufficiale, però ci sono, diciamo, le classiche persone di buona volontà che sono convinto che se tagliano qualche curva eh, potrebbe esserci la rinascita del calcio a Umbertide. Molto bene, Gregori Granci. Torniamo a te con l'ultima battuta sulla prima categoria, Calzolaro che non riesce più ad agganciare la prima forza del campionato, ma se non riuscisse comunque la squadra a tentare di salire tramite il primo posto rimane ancora la finestra e quindi la zona playoff ancora è realizzabile, è concretizzabile ti chiedo quanto ci credete? Sognare in grande si può, si può salire di categoria? Allora, il sogno non è realtà ma non è anche illusione. Beh, io la vedo così. Scusa, io credo che si può sognare, non è facile però si può sognare. Il sogno mio personale come allenatore, come amico di Marco, come quasi badante di questa squadra di Scalmanati come ci chiamiamo tra di noi, annuisce Marco Caproni eh, nel dietro le quinte: è quella di poter portare il, il calzolare in promozione. Non vedo perché non dovrei, non, non dovrebbe essere il sogno. Legittimo, eh, legittimo: un sogno legittimo per quello che si è visto come anche quest'anno finora. E sicuramente, da allenatore, non nego. Questa è un'affermazione che faccio spesso al bar, spesso per strada a Castello, essendo un Tifernate Doc, Sono nato lì, sono nato a 150 metri dal campo, dal Bernicchi. E un giorno allena la squadra del mio paese, della mia città. Non lo, non lo nego. Chi. Oh, molto chi bene. Quindi due sogni. Così oggi. ipocrita di no. Vedremo quale dei due si realizzerà Ma, per primo. Sì, io adesso come adesso, spero la promozione che magari. Potrebbe essere un trampolino e lancio, assolutamente. Eh, per quindi, in bocca al lupo, Gregori. Perlomeno una chiamata da un dirigente che mi possa dire: Ho pensato a te. Poi, può anche non venire. Spendiamo, Con Marco, me la vedo io. Dai, le ultime rock. due parole a Marco: insomma, dille a Marco Caprone che ci sta ascoltando, sia in diretta che nel dietro Marco, le quinte. Marco, siamo alla trattoria. Marco mi quindi... ha chiamato due anni fa e mi ha detto: Sei l'allenatore del cazzola ma gli ho detto vabbè parlamone no è tanto che quando vieni giù d'avversario mi strizzi sempre l'occhio e allora glielo ho strizzato un'altra volta e abbiamo concluso chiudiamola così, così. grazie a Gregori Granci, a Maurizio Falcinelli grazie a Moreno Pompei, a Rodrigo Bei l'ultima parola microfono a Delvio Peccati presidente dell'associazione per l'Umbra e per lo sport Cinque anni per l'Umbra e per lo sport festeggiati pochi mesi fa cinque anni di calcio mercato che ripartirà dalla prima settimana di maggio e poi tanti altri progetti sui quali stiamo lavorando. Che cosa ci dice Elvio in conclusione a questa ennesima puntata di A tutto Calcio? Ma intanto diciamo che tiriamo la rota al calcio mercato perché mi sembra il più significativo in quanto siamo forse i unici a farlo, per cui mi sembra che anche eh, i nostri sponsor potrebbero approfittare di questo lustro diciamo di... di... Di nostra esistenza in vita e non solo esistenza in vita, qualcosa abbiamo fatto insomma, anche di rilevante. Secondo me, grazie a Delvio Peccati. Finisce qui questa ennesima puntata di A tutto calcio, il varietà del mercoledì sera targato TRG Canale 11. Ringrazio Marco Caproni della trattoria da Volpelli per averci ospitato in questa magnifica serata. Venite presso la trattoria, presso il ristorante, con le prelibatezze. Umbre, prodotti tipici del territorio, lavorati a mano, quindi eh, naturalmente un prodotto di qualità e anche al giusto prezzo. Questo possiamo dirlo noi che l'abbiamo provato, l'ha provato la nostra regia, Matteo Marzella in primis, il suo staff di collaboratori. Lo conferma un imprenditore importante come Rodrigo Bey. Lo conferma il mister Gregori Granci. Quindi insomma venite presso la trattoria da Volpelli e prenotate perché non sempre c'è posto, visto che comunque è frequentato da tantissime persone. Quindi grazie a Marco. L'appuntamento se vorrete è per la prossima puntata perché continueremo ancora con A tutto calcio, ma poi break perché. Dalla prima settimana di maggio incomincia il calciomercato, l'unico in Umbria naturalmente, l'inimitabile. Quindi seguiteci se vorrete con Moreno Pompei e con tutti gli altri protagonisti. Vorremmo fare e faremo un progetto molto diverso rispetto alle annate precedenti. Per questo quinto anno ci saranno delle grosse novità. Quindi grazie a tutti, seguiteci se vorrete l'appuntamento è per la prossima settimana un cordiale buonasera da Antonio Palazzetti.